Il terrore è eminentemente contagioso e l'individuo atterrito cerca in primo luogo la fuga. Qualcuno molto tempo fa ha scritto che anche i libri, come gli esseri umani, hanno un loro destino, imprevedibile, diverso da quello che per loro si desiderava e si attendeva. E questo libro ha avuto uno strano destino. Il suo atto di nascita è lontano e lo potete trovare a pagina 139 di questa edizione, laddove si legge che scrivo quello che non saprei dire a nessuno. Il libro di oggi è Se questo è un uomo di Primo Levi. Se questo è un uomo è un capolavoro letterario, forte e tragica testimonianza della sua esperienza nel lager. È stato il primo libro di Levi e come dice Levi nell'appendice di questa edizione in Audi, era talmente forte il loro bisogno di raccontare che lui aveva iniziato a scriverlo già lì, questo libro, in quel laboratorio tedesco pieno di gelo, di guerra e di sguardi indiscreti. Benché sapesse di non avere alcuna possibilità di conservare quegli appunti scarabocchiati alla meglio, infatti sapeva anche che avrebbe dovuto buttarli via per quegli appunti prima di essere scoperto e prima che prima di rischiare che questi appunti gli costassero la vita. Fortunatamente Levi si salva e torna a casa vivo. Appena tornato a casa decide di scrivere questo libro, lo fa nel giro di pochi mesi, tanto che quei ricordi gli bruciavano dentro. Sicuramente insomma, erano dei ricordi indelebili, difficili da dimenticare, non solo nel giro di pochi mesi, ma credo per anni e anni. Purtroppo però questo libro venne rifiutato da alcuni grossi editori e soltanto nel 1947 il manoscritto fu accettato e pubblicato da una piccola casa editrice, la quale stampò 2500 copie. Tuttavia ben presto anche questa casa editrice si sciolse e il libro cadde nell'oblio, anche perché in quel tempo di aspro dopoguerra, diciamo che nessuno proprio aveva molto desiderio di ricordare, di ritornare con la memoria a quegli anni dolorosi appena terminati. Fortunatamente nel 1958 il libro ritrova nuova vita, viene ristampato da Einaudi e da allora l'interesse del pubblico non si è fermato. Infatti è stato tradotto in oltre 10 lingue, si è diffuso ben presto tra gli studenti e gli insegnanti, con grande meraviglia sia dello scrittore, di Levi, che dell'editore Einaudi. Infatti in questa edizione in particolare, dove c'è appunto l'appendice scritta da Levi nel 1976, troverete sicuramente risposta a numerosi dubbi che vi verranno nel momento in cui leggete questo libro. Iniziamo con una poesia che dà inizio a questo libro. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera, il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Molto commovente, io stessa ogni volta che la leggo, diciamo che non riesco a trattenere la commozione. Tuttavia però Levi non chiede compassione nello scrivere questo libro, nel raccontare, ma consapevolezza e vigilanza morale. E infatti dopo questa poesia, che appunto è modellata sulla preghiera fondamentale della religione ebraica, che rappresenta un vero e proprio scoppio di ira biblica collocato subito prima del racconto vero e proprio. Il tono di Levi si mantiene inflessibilmente mite. La sua è una voce che non giudica e non odia, ma nemmeno è disposta a perdonare gli aguzzini. Il suo intento è
fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell'animo umano. Infatti scrisse questo libro dopo appunto essere sopravvissuto al lager di sterminio di Auschwitz e dopo aver attraversato l'intera Europa per far ritorno a casa in un viaggio che è durato più di 8 mesi. Il raccontare è stato per lui quindi un bisogno primario, come il cibo. Per noi invece il bisogno primario deve essere il ricordare, il non dimenticare, perché solo il ricordo di una tale strage può aiutarci a non commettere gli stessi errori, a non fare distinzioni di razze e religioni, anche se purtroppo, come ben sappiamo, negli ultimi tempi pare davvero difficile non farsi trascinare dalla paura e dall'odio. Ma noi dobbiamo essere più forti di quell'odio che vogliono inculcarci. Dobbiamo resistere con tutte le nostre forze e con le nostre conoscenze, come alcuni di loro sono riusciti a resistere ai freddi inverni e non solo di Auschwitz. Con tutte le nostre forze abbiamo lottato perché l'inverno non venisse. Ci siamo aggrappati a tutte le ore tiepide. A ogni tramonto abbiamo cercato di trattenere il sole in cielo ancora un poco, ma tutto è stato inutile. Ieri sera il sole si è coricato irrevocabilmente in un intrico di nebbia sporca, di ciminiere e di fili, e stamattina è inverno. Noi sappiamo che cosa vuol dire perché eravamo qui l'inverno scorso e gli altri lo impareranno presto. Vuol dire che nel corso di questi mesi, dall'ottobre all'aprile, su 10 di noi, 7 morranno. Chi non morrà soffrirà minuto per minuto, per ogni giorno, per tutti i giorni. Dal mattino avanti all'alba fino alla distribuzione della zuppa serale dovrà tenere costantemente i muscoli tesi, danzare da un piede all'altro, sbattersi le braccia sotto le ascelle per resistere al freddo. Dovrà spendere pane per procurarsi guanti e perdere ore di sonno per ripararli quando saranno scuciti, poiché non si potrà più mangiare all'aperto. Dovremo consumare i nostri pasti nella baracca, in piedi, disponendo ciascuno di un palmo di pavimento e appoggiarsi sulle cuccette è proibito. A tutti si apriranno ferite sulle mani e per ottenere un bendaggio bisognerà attendere ogni sera per ore in piedi nella neve e nel vento. Come questa nostra fame non è la sensazione di chi ha saltato un pasto, così il nostro modo di aver freddo esigerebbe un nome particolare. Noi diciamo fame, diciamo stanchezza, paura e dolore. Diciamo inverno e sono altre cose. Sono parole libere, create e usate da uomini liberi che vivevano, godendo e soffrendo nelle loro case. Se i lager fossero durati più a lungo, un nuovo aspro linguaggio sarebbe nato e di questo si sente il bisogno per spiegare cos'è faticare l'intera giornata nel vento, sotto zero, con solo indosso camicia, mutande, giacca e brache di tela e in corpo debolezza e fame e consapevolezza della fine che viene. In quel modo con cui si vede finire una speranza, così stamattina è stato inverno. Ce ne siamo accorti quando siamo usciti dalla baracca per andarci a lavare. Non c'erano stelle, l'aria buia e fredda aveva odore di neve. Scusate se ogni tanto la voce mi trema un po', insomma, un libro molto importante. L'opera ebbe alcune recensioni autorevoli, la più entusiasta delle quali fu quella di Italo Calvino, che lo definì il libro più bello uscito dall'esperienza della deportazione. Ci vollero poi molti decenni affinché Levi venisse considerato uno scrittore dalla statura pari a quella del testimone. È ormai considerata una delle opere più alte sullo sterminio ebraico, sia per la precisione della testimonianza, sia per il suo risultato letterario. Con un esercizio di attenzione assoluta, infatti, Levi ha visto e conosciuto Auschwitz fino in fondo e ne ha saputo comunicare tanto l'essenza quanto i minimi dettagli. E se potessi racchiudere in un'immagine tutto il male del nostro tempo, sceglierei questa immagine, che mi è familiare. Un uomo scarno, dalla fronte china e dalle spalle curve, sul cui volto e nei cui occhi non si possa leggere traccia di pensiero.
L'enunciazione degli eventi e situazioni segue tendenzialmente un ordine cronologico, nonostante vi siano numerose eccezioni. È diviso in 18 brevi capitoli e conta meno di 200 pagine, esclusa ovviamente l'appendice di cui vi parlavo precedentemente. In sequestro un uomo, Levi, svolge il racconto di un intero anno, dal febbraio del 44 al 27 gennaio del 1945, trascorso infatti nel lager di Buna Monowitz, credo si pronunci così. La Buna era uno dei 44 campi satelliti di Auschwitz in Alta Slesia, nel territorio polacco. Doveva il suo nome a una fabbrica di gomma sintetica, la Buna per appunto, che, come Levi racconta, non poté mai entrare in funzione. Infatti la storia comincia con l'internamento dell'autore nel campo per ebrei di Fossoli presso Carpi e termina con la liberazione di Auschwitz da parte dell'esercito russo. Levi riuscì a sopravvivere grazie al cibo supplementare procuratogli da un operaio italiano, segretamente ovviamente. Questo operaio italiano si chiamava Lorenzo, e grazie al fatto che i tedeschi intendevano cominciare a Monowitz la produzione della gomma sintetica. La fortuna di Levi era che, essendo laureato in chimica, diciamo, venne tra virgolette assunto dopo uno sconcertante esame che figura proprio tra i vertici del racconto, e poté trascorrere quindi molti mesi nel laboratorio industriale del campo al riparo dal gelo e dai lavori pesanti. Eccomi dunque, sul fondo, a dare un colpo di spugna al passato e al futuro. Si impara assai presto, se il bisogno preme. Dopo 15 giorni dall'ingresso, già ho la fame regolamentare, la fame cronica sconosciuta agli uomini liberi, che fa sognare di notte e siede in tutte le membra dei nostri corpi. Già ho imparato a non lasciarmi derubare. E se anzi trovo in giro un cucchiaio, uno spago, un bottone di cui mi possa appropriare senza pericolo di punizione, li intasco e li considero miei di pieno diritto. Già mi sono apparse sul dorso dei piedi le piaghe torbide che non guariranno. Spingo vagoni, lavoro di pala, mi fiacco alla pioggia, tremo al vento. Già il mio stesso corpo non è più mio. Ho il ventre gonfio e le membra stecchite, il viso tumido al mattino e incavato a sera. Qualcuno fra noi ha la pelle gialla, qualche altro grigia. Quando non ci vediamo per 3 o 4 giorni, stentiamo a riconoscerci l'un l'altro. Avevamo de deciso di trovarci, noi italiani, ogni domenica sera in un angolo del lager. Ma abbiamo subito smesso perché era troppo triste contarci e trovarci ogni volta più pochi e più deformi e più squallidi. Ed era così faticoso fare quei pochi passi e poi a ritrovarsi accadeva di ricordare e di pensare, ed era meglio non farlo. Così si trascinano le nostre notti. Il sogno di Tantalo e il sogno del racconto si inseriscono in un tessuto di immagini più indistinte. La sofferenza del giorno, composta di fame, percosse, freddo, fatica, paure e promiscuità, si volge di notte in incubi informi di inaudita violenza, quali nella vita libera occorrono solo nelle notti di febbre. Ci si sveglia ogni istante, gelidi di terrore, con un sussulto di tutte le membra, sotto l'impressione di un ordine gridato da una voce piena di collera in una lingua incompresa. La processione del secchio e i tonfi dei calcagni, nudi, sul legno del pavimento, si mutano in un'altra simbolica processione. Siamo noi, grigi e identici, piccoli come formiche e grandi fino alle stelle. Serrati l'uno contro l'altro, innumerevoli per tutta la pianura fino all'orizzonte, talora fusi in un'unica sostanza, un impasto angoscioso in cui ci sentiamo invischiati e soffocati, talora in marcia a cerchio, senza principio e senza fine, con vertigine accecante e una marea di nausea che ci sale dai precordi alla gola, finché la fame o il freddo o la pienezza della vescica non convogliano i sogni entro gli schemi consueti. Cerchiamo invano, quando l'incubo stesso e il disagio ci svegliano, di districarne gli elementi e di ricacciarli separatamente fuori dal campo dell'attenzione attuale, in modo da difendere il sonno dalla loro intrusione. Non appena gli occhi si richiudono, ancora una volta percepiamo il nostro cervello mettersi in moto al di fuori del nostro volere,
Picchia e ronza, incapace di riposo, fabbrica fantasmi e segni terribili e senza posa li disegna e li agita in nebbia grigia sullo schermo dei sogni. È un libro veramente forte, non difficile da digerire. Levi descrive quindi senza morbosità, come insomma avete modo anche di appurare voi stessi da queste letture, con efficacia moltiplicata una realtà che è indescrivibile. Per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. È questo quello che dice Levi, perché la deportazione nei carri bestiame, le percosse senza ragione, gli ordini urlati in una lingua straniera, il lavoro da schiavi, l'inedia, le selezioni per mandare in gas gli inabili al lavoro, la guerra di ciascuno contro ciascuno, le gerarchie visibili e invisibili, le figure dei privilegiati e dei morti viventi, l'abbrutimento assoluto e l'etica fondata sul raggiro e la sopraffazione, ma anche i rari amici e i compagni di prigionia che Levi delinea da straordinario ritrattista fisionomico morale. Il lager appare come un mostruoso esperimento antropologico che rivela cosa sia connaturato e cosa sia invece acquisito nell'animo umano. La voce, la lingua, lo sguardo, l'orecchio di Levi sono insieme quelli dello scienziato e dell'umanista. La sua sintassi è modellata sui classici latini e italiani. Il respiro epico ha la schiettezza arcaica di Omero. L'energia metaforica proviene da Dante. Non potevano mancare arguzia e inventiva linguistica. Persino nel Lager, infatti, Levi riesce a velare di savio umorismo la sua prosa. È testimone e artista. Offre questo libro come uno specchio per le vittime, per i carnefici e per i comuni lettori. Le riflessioni dell'autore permettono al lettore di immedesimarsi con il protagonista ed affiancarlo idealmente nella sua esperienza. Non a caso la lettura di questo libro è un'esperienza intensa per il lettore, è un'esperienza che non può lasciare il lettore indifferente, non può impedire che vi siano forti momenti di riflessione. Si cerca invano, infatti, una qualche espressione di rancore in questo libro, ma che sia nei confronti del nazismo, nei confronti dei soldati, insomma, ciò manca. E l'assenza di tali sentimenti lo porta a descrivere questo come un modo di scrivere classico, questo di Levi, quindi perché è essenziale, è composto, è una scrittura che pone Levi tra i grandi della letteratura mondiale. In seguito Levi spiegò ai lettori che era sua intenzione quella di mantenere un approccio razionale, assumendo quindi il ruolo di testimone e lasciando al lettore il compito di formarsi un'opinione sull'accaduto. Infatti, si percepisce anche da alcune pagine del libro, quando dice distruggere l'uomo è difficile, quasi quanto crearlo. Non è stato agevole, non è stato breve, ma ci siete riusciti, tedeschi. Eccoci, docili sotto i vostri sguardi. Da parte nostra nulla più avete a temere. Non atti di rivolta, non parole di sfida, neppure uno sguardo giudice. E poi, pochi sono gli uomini che sanno andare a morte con dignità e spesso non quelli che ti aspetteresti. Pochi sanno tacere e rispettare il silenzio altrui. Io mi voglio rivolgere soprattutto alle nuove generazioni. Documentatevi, leggete, ma soprattutto imparate a non dimenticare. Questa è storia prima di essere letteratura. Vi lascio con alcuni ultimi pensieri. Prima di salutarvi, per gli uomini vivi le unità del tempo hanno sempre un valore, il quale è tanto maggiore quanto più elevate sono le risorse interne di chi le percorre. Ma per noi, ore, giorni e mesi si riversavano torbidi dal futuro nel passato, sempre troppo lenti, materia vile e superflua di cui cercavamo di disfarci al più presto. Conchiuso il tempo in cui i giorni si inseguivano vivaci, preziosi e irreparabili, il futuro ci stava davanti grigio e inarticolato, come una barriera invincibile. Per noi la storia si era fermata. Oggi io penso che se non altro per il fatto che un Auschwitz è esistito, nessuno dovrebbe ai nostri giorni parlare di provvidenza. Ma è certo che in quell'ora il ricordo dei salvamenti biblici nelle avversità estreme passò come un vento per tutti gli animi. Alla prossima puntata.